Saranno benché felici i ragazzi della scuola e quelli del centro mini basket Arcobaleno nel poter riutilizzare la rinnovata palestra della scuola primaria Gabriele Foschiatti di via Benussi 15 a Trieste. Il sopralluogo svolto questa mattina dagli assessori comunali Lodi e Brandi ha di fatto riconsegnato una nuova struttura con interventi al soffitto e ai pavimenti, oltre a una più efficiente illuminazione dell'ambiente. In particolare abbiamo sistemato il controsoffitto che era in perrè a seguito di indagini statiche sui solai e quindi abbiamo provveduto con il consolidamento del solaio. Abbiamo speso 237.000 euro, abbiamo quindi messo in sicurezza la struttura che si è riaperta ai bambini con la sistemazione poi della palestra, quindi pitturazioni, nuovo impianto luce LED e anche la pavimentazione. Si tratta di una palestra molto frequentata già a partire dalla fine degli anni 70 come centro Olimpia, una palestra calcata anche da giovani cestisti del calibro di Ruzziere e Schina. L'assessore Brandi ha voluto rimarcare ancora una volta l'occhio di riguardo che la Giunta ha posto nei confronti delle scuole. Tenendo presente che abbiamo ben 160 edifici, per cui il lavoro è veramente grande, però nel piano triennale delle opere sono stati inseriti su 48 milioni di euro ben 18 milioni per le scuole. Quindi questo è un segno di grande attenzione. Il lavoro di oggi è una dimostrazione dell'attenzione che abbiamo anche nei confronti dell'attività sportiva, non soltanto della bellezza o della sicurezza dell'edificio. È una palestra che servirà alla scuola ma anche altre associazioni del territorio. E c'è anche attenzione per quanto riguarda i servizi igienici, perché sono stati rifatti anche i bagni, abbiamo iniziato a rifare alcuni bagni, altri dovranno essere completati sempre all'interno di questa scuola.